Grazie Presidente, le confesso speravo di non doverla discutere questa mozione quando l'ho depositata perché è avvenuto subito dopo la commissione sopralluogo che abbiamo effettuato al Parco degli Acquedotti un mesetto fa con i consiglieri Coia, Montella, c'era Corsetti e c'era anche la consigliera Paciocco e in quell'occasione abbiamo analizzato il progetto Parchi, un progetto appunto da realizzarsi all'interno del Parco degli Acquedotti ed è emersa una criticità, ovvero che la proprietà del terreno individuato per delineare questo percorso per fare attività sportiva all'interno del parco non è interamente di proprietà del comune. Motivo per cui in seguito alla commissione ho scritto al Dipartimento Ambiente per chiedere il dettaglio catastale dell'area in modo tale da trovare uno spazio di proprietà interamente comunale dove poter delineare il percorso e superare i problemi che sono emersi in sede di sopralluogo. Quella richiesta ancora non ha ricevuto risposta e quindi appunto non siamo qui oggi a discutere questa mozione per chiedere l'impegno a tutti i componenti della giunta, non solo quindi a quello che rappresenta lo sport, perché da soli in questo caso non riusciamo ad arrivare a portare a compimento il progetto, per appunto dar seguito a questo lavoro che è stato fatto e avviato da oltre un anno da parte della FIDA, la Federazione di Atletica Leggera, insieme appunto a noi della Commissione Sport e all'assessorato. Grazie.